Ciao a tutti, benvenuti alla ricetta di questa settimana, le tagliatelle di riso saltate, è veloce da preparare e molto appetitosa. Innanzitutto vorrei ringraziare tutti voi che avete guardato i miei video e mi avete scritto su Facebook. Ho aperto questo canale per l'amore e la nostalgia verso il mio paese e verso il mio continente. Ogni piatto che cucino è sempre legato a dei belli ricordi di quando ero in Vietnam e sono contentissima quando leggo i vostri commenti. Mi sento davvero fortunata. Grazie mille volte. Ora torniamo al piatto di oggi. Qui sono gli ingredienti. Per la verdura volevo usare il pak choi, ma non lo trovo, quindi uso le foglie dei broccoletti. È ancora più buono, provate anche voi. Dei germogli di soia si possono fare a casa, è facilissimo, solo che ci vogliono 7 giorni di attesa, ma ne vale la pena. Se ti interessa farli a casa, fammi sapere nei commenti qui sotto e farò un video. Tagliamo la carne in fette sottilissime e rigorosamente in direzione contro alle fibre, così la carne sarà più morbida. Lavo bene le foglie di broccoletti e le taglio in 2 o 3 pezzi. Tagliamo la cipolla a spicchi. Taglio il cipollotto in lunghezza di circa 3 o 4 cm. Le tagliatelle di riso, uso quelle larghe 10 mm, prima di bollirle le lasciamo ammorbidire nell'acqua per un 30 di minuti, così evitiamo che si attacchino una volta messi in pentola. Ora preparo il condimento. Abbiamo mezzo cucchiaio di zucchero, un cucchiaio di salsa di soia chiara, 2 cucchiai di salsa di soia scura, un cucchiaio di salsa di ostriche. Mischiamo bene. Marino la carne di vitello con un cucchiaio e mezzo di questo condimento, mezzo cucchiaino di aglio tritato. Mischiamo bene. Stavo dimenticando anche mezzo cucchiaio di olio di semi. L'olio nella marinatura aiuta la carne a rimanere morbida e tenera. Lasciamo la carne da parte per almeno 30 minuti per insaporirla. Nel frattempo andiamo a bollire le tagliatelle. L'acqua deve essere bollente e ricordiamoci di mescolare ogni tanto per evitare che si attacchino. Quando sono cotte, scoliamo e sciacquiamo con l'acqua fredda per fermare la cottura. Ora andiamo a smollentare le foglie dei broccoletti. Bisogna immergerle in acqua bollente e salata. Non appena l'acqua riprende a bollire, aspettiamo 3-4 minuti e subito dopo immergerle nell'acqua fredda ghiacciata. Alla fine le scoliamo e le strizziamo, facendo così le verdure possono mantenere il colore verde. Riscaldiamo la padella con 2 cucchiai di olio di semi. Quando la padella è bella calda, metto le tagliatelle. Non riempiamo troppo la padella se le dobbiamo saltare, meglio usare 2 padelle se devi farne tanto. In questo momento aggiungiamo il condimento quanto basta. Ho messo 2 cucchiai e mezzo. Mischiamo bene e delicatamente. Lasciamo cucinare per circa 8 minuti, tempo per la salsa di assorbire e le tagliatelle si asciughino un po'. Poi le mettiamo da parte. Nella stessa padella aggiungo un altro po' di olio per saltare la carne. Quando la padella è calda, metto aglio e la carne. Poi la cipolla. E dopo 2 minuti anche le foglie verdi. Ora aggiungo un cucchiaino di condimento, quello di poco fa, e mezzo cucchiaino di polvere di pollo.
alla fine tocca ai germogli di soia. Si cucinano velocemente, quindi i germogli di soia vanno aggiunti sempre alla fine. Prima di scendere la padella, aggiungo un cucchiaino di olio di semi per dare un aspetto lucido alla carne e alle verdure. Poi cipollotto, pepe e è pronto. Nel piatto prima mettiamo le tagliatelle di riso. È troppo buono, mi piace tantissimo. Poi il misto di carne e verdure sopra. Un po' di succhetto. A chi piace piccante, le possiamo servire coi peperoncini in olio come me. Questo piccolo tocca porta il piatto a un altro livello. La prossima settimana pubblicherò la video ricetta per questo olio piccante. Non ve la perdete. Se ti piace questa ricetta, ricordati di iscriverti al mio canale per non perdere le notifiche dei nuovi video. Ogni settimana pubblicherò nuove ricette della cucina asiatica. Grazie e alla prossima volta.